Che vieni qua, problema di operaio che non paga bene, che faccio casino, pure non paga bene, pure buste paga. Voi non avete un contratto? Non lo so. Quante ore di lavoro fate al giorno? 8 ore, 10 ore, 11, non è il limite, quante ore fatto, massimo. Senti, e quanto vi pagano ogni ora? 3 euro, 4 euro, 4 metri, 5 euro, così. In questo territorio abbiamo presentato con Immigrazione, la cooperativa Immigrazione, oltre 150 denunce contro padroni, caporali, sfruttatori. In alcuni casi sono partiti i processi, i lavoratori si sono costituiti parte civile. La 199 è stato un momento di passaggio fondamentale, però non è sufficiente. Serve molto di più, per esempio non dobbiamo lasciarli soli dopo la denuncia e bisogna organizzare servizi sociali territoriali adeguati perché non solo possano tornare a lavorare, ma possono tornare a lavorare in maniera qualificata, non semplicemente come braccianti. Questa è l'ennesima prova che i lavoratori dell'agricoltura, gli stranieri sono intorno a CGIL, CISL e UIL. Stoppa lo sfruttamento. E gli ultimi episodi devono essere immediatamente repressi e rispediti al mittente. Nessuno può pensare che ci siano lavoratori di serie A e di serie B. Gli stranieri ormai hanno raggiunto una cittadinanza importante nel mondo del lavoro. Senza di loro molti comparti starebbero fermi. La novità è che siamo unitari rispetto al tema della legalità del caporalato. I fatti avvenuti in questa provincia negli ultimi 15 giorni ci fanno preoccupare. Teniamo conto che il bracciante lasciato nella stazione di Priverno da solo dopo non essere stato né pagato né anche malmenato. I fatti dell'imprenditore che spara sui braccianti agricoli e affondi i 13 aziende che avevano tutti i lavoratori a nero, questo è solo, come dire, l'apice di una serie di cose che noi abbiamo sempre manifestato e sempre raccontato. Oggi speriamo che sia di nuovo un punto di partenza per mettere in chiaro una serie di questioni legate appunto al lavoro in agricoltura.